Ciao a tutti i tifosi dell'Orlandina Basket e del basket in generale, siamo qua per l'appuntamento con Matteo Soragna per Ask Teo. Le domande sono tante, mi fa piacere e vediamo un po' di dialogare e di rispondere. La prima è: Teo, Poz ha detto che in camera non dormiva perché mangiavi le mandorle. È vero? Avevi paura che ti saltasse addosso? La verità è che è il contrario. Siccome quando eravamo in camera assieme, prima delle Olimpiadi, durante le Olimpiadi, io facevo una dieta particolare dove mangiavo tanta frutta secca, quindi mi portavo in trasferta anche quando facevamo tutti i tornei in giro, mandorle, noccioline. Lui ne approfittava e se le mangiava durante la notte, quindi era lui che svegliava me, infatti l'ho insultato alla grandissima. Poi c'è: a capo hai ritrovato il Baso e il Pozzo. Vi capita di ricordare Atene 2004? Ci capita, sì, perché sono ricordi indelebili, sono ricordi meravigliosi della pallacanestro, ma anche della vita proprio vissuta. È stata un'esperienza ovviamente meravigliosa perché abbiamo portato a casa una medaglia, ma ricordare anche tutte le cose che sono successe nella preparazione, nel villaggio olimpico, è sempre un argomento che ci dà gioia, che ci fa divertire, poi insomma ricordare quell'evento è sempre meraviglioso. Poi abbiamo: come valuti la decisione della FIP di non correre per la wild card mondiali? Sei ottimista per il futuro del movimento italiano? Guarda, la decisione della FIP è una decisione che l'hanno presa evidentemente perché avevano i loro motivi. Se non c'erano soldi era giusto non spenderli per partecipare a un mondiale, anche se comunque è sempre una vetrina importante, è sempre una manifestazione che può permettere ai giocatori di crescere a livello internazionale. Però ci sono altre nazioni che avevano più soldi. Era anche vero che la via migliore era quella di guadagnarsela sul campo, ma non è successo. Io ho giocato un mondiale in Giappone quando la nazionale ottenne una wild card, magari senza comprarla, ce la diedero per i risultati sportivi, però insomma fu un'altra situazione. Per quanto riguarda il movimento, bisogna lavorare tanto, bisogna ritrovare l'entusiasmo e soprattutto, per quel che mi riguarda, il reclutamento giovanile, perché insomma si parte dalle basi per arrivare ad avere successi al top. Poi abbiamo: da capitano di lungo corso quale sei? Quanto è importante la figura di un leader? Che caratteristiche deve avere? Chi lo sceglie? È normale che insomma serve avere in squadra uno o più giocatori di personalità che sappiano aiutare gli altri e ai quali gli altri si devono aggrappare magari nei momenti anche di difficoltà. Un leader secondo me non si deve mai imporre, perché nel momento in cui si impone non è più riconoscibile, ma sono i giocatori, lo staff, il pubblico a capire, a identificarsi in qualche giocatore che magari insomma è in grado di dare tranquillità, di dare consigli utili, di far vedere che nei momenti importanti c'è, anche se a volte sbaglia, anzi spesso sbaglia o spesso magari non è in grado di gestirle al meglio, però ci prova e per questo viene seguito. Cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco all'Orlandina Basket? Stai giocando soprattutto in difesa alla grande. Chi sono i tuoi idoli? Allora, quest'estate, quando Gianmarco mi ha chiamato per sentire insomma com'era la situazione, se per vagliare la mia disponibilità a venire a Capo d'Orlando, diciamo che la trattativa, come ho già avuto modo di dire, è durata veramente poco. Ci siamo sentiti nel giro di un paio di settimane, avevamo già trovato l'accordo, perché io conoscevo già la realtà di Capo d'Orlando e quindi non avevo bisogno che mi fosse presentata. Conoscevo già Gianmarco, che è il mio allenatore. Alcuni giocatori che erano qui già li conoscevo, quindi insomma è stata una scelta abbastanza semplice. Sono contento che si sia rivelata anche una scelta azzeccata, perché ci stiamo divertendo, la squadra sta andando abbastanza bene, e quindi insomma siamo qui che ce la stiamo giocando, divertendoci, ma anche divertendo il pubblico, credo, e questo è l'obiettivo. I miei idoli, guarda, quando ero piccolo ho scelto il numero 7 di maglia perché c'era Toni Kukoč che giocava. E poi quando guardavo giocare qualcuno mi ispiravo soprattutto a due giocatori, che uno è Riccardo Pittis, che guarda caso aveva la maglia numero 7 a Treviso, e Claudio Coldebella, perché in difesa senza la palla era un mastino e a me sarebbe piaciuto giocare come faceva lui. Qui abbiamo una domanda un po' tecnica che riguarda il poker. So chi me l'ha fatta, ve la leggo. Se hai asso-asso, sul flop c'è asso-donna-7, il turn è un 4, il river è un 5 e giochi contro Portannese, che ha sempre fatto call a ogni tua bet. Cosa fai al river? Questa è una domanda un po' tecnica, però diciamo che è una mano che sicuramente sarà successa, perché Marco gioca con tutto. A me tocca chiamare qualsiasi bet che fa Marco, nella speranza che non abbia il 6, il 3 e il 6, che sarebbe una mano che già sicuramente.
e ruba i soldi a tutti. Allora, come ci si sente di aver vinto una medaglia olimpica? Ci si sente proprio felici, soddisfatti, e insomma è un'emozione unica. Non abbiamo vinto la medaglia d'oro perché se la sono meritate di più gli argentini, che erano più forti di noi, però insomma siamo arrivati alle Olimpiadi sperando di fare una degna figura. Le cose sono andate oltre le più rose aspettative e, come ho detto prima, è stata un'esperienza meravigliosa che ti segna nell'animo. Allora, ho saputo che hai accompagnato Bargnani al draft. Ancora ti tieni in contatto con lui? Questo è successo tantissimi anni fa e mi fa piacere ricordarlo perché è stata un'esperienza particolare, insomma, essere là al tavolo, seduti, sentire il nome di Andrea che veniva chiamato alla scelta numero uno, è stato bello. Lui era agitatissimo ed emozionato, lo ero anch'io, ci sentiamo spesso, lui mi racconta cosa succede in America, io gli faccio domande su un po' di tutto e sono racconti belli e strani per chi come noi non è abituato a vivere quel mondo. Fa capire quanto sia un ragazzo che ha lavorato e che ha la fortuna di vivere in un mondo nel quale tanti vorrebbero vivere. Abbiamo: segui altri sport oltre al basket? Se sì, perché tifi? In generale mi piace guardare un po' qualsiasi sport, non sono uno di quelli che sta davanti alla televisione a guardare calcio, a guardare tennis o lo sci tanto, mi piace guardare i gol, mi piace guardare le partite più importanti di qualche sport e in generale però per il calcio non tifo nessuno perché gli sport minori non mi interessano tanto e ci concentriamo più sul basket. Come è nato il tuo arrivo all'Lupea? Qui abbiamo già detto, ovviamente la conoscenza con Gianmarco ha dato il là a tutto, in più quando giocavo a Treviso mi fece molto piacere che Enzo chiese di avere la mia maglia autografata e mi fece piacere e mi lasciò un attimo stupito anche perché non mi era mai capitato che il presidente di un'altra squadra chiedesse la mia maglia, io gliela diedi con molto orgoglio e quando sono arrivato in sede l'ho trovata appesa e quindi questo mi ha fatto ancora più piacere. Allora, in NBA ci sono 4 italiani al momento, pensi che adesso sia più facile giocare negli States rispetto a qualche anno fa? Innanzitutto siamo contentissimi che ci siano 4 ragazzi italiani, non era mai successo ovviamente, sono 4 ragazzi che hanno talento, che giocano, che hanno la possibilità di far vedere quanto sono forti. Non credo che ci sia più o meno possibilità, sono tempi che cambiano, ci sono caratteristiche diverse, però questi 4 giocatori avrebbero giocato in NBA anche in altri tempi perché sono giocatori che hanno fisico, che hanno talento e che hanno voglia. Poi, qual è il personaggio più spassoso del mondo del basket, tra coach, giocatori, giornalisti, addetti ai lavori, eccetera? Sicuramente io sono il più spassoso, il post non lo è, ma tutti pensano che lo sia, non si capisce per quale motivo, perché è una delle persone più tristi del mondo. E poi ci sono tanti ragazzi che sono molto divertenti, a me sta simpaticissimo Gigi da Tome, perché è sia intelligente che scemo. Luca Infante è un personaggio particolare, molto molto divertente, ma poi ce ne sono tanti con cui ho rapporti, quindi Fantoni, Maresca, il Mago è uno buffissimo, quindi insomma i personaggi sono tanti, ma quello che di sicuro non è divertente è Gianmarco. Questa è una c'è un'affermazione che non è veritiera, però: sei una tweet star, quando sarà finita la tua carriera ti piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo? Però non sono una tweet star, però mi diverte quel mondo perché lo seguo per ridere. Ci sono tanti personaggi, tante persone che hanno una grande fantasia, a me piace leggere battute, aforismi e tutto, ed è molto molto divertente. Poi sul mondo dello spettacolo con questa faccia penso proprio di non avere nessuna possibilità. L'ultima domanda: cos'è che ti fa arrabbiare sul serio e cosa ti sorprende sempre? Quello che mi fa arrabbiare sul serio, come penso in tanti, è la maleducazione e l'egoismo. Penso che siano due tra le cose peggiori che possono esistere, però insomma di certo non lo scopro io, sono cose che dovrebbero far arrabbiare tutti. Quello che mi sorprende sempre è il sorriso delle persone a cui voglio bene, anche se lo conosco a memoria, ogni volta che c'è mi sorprende.
abbiamo finito, spero vi siate divertiti, io mi sono divertito un tanto, ringrazio tutti i tifosi che hanno fatto domande, speriamo anche con le prossime edizioni di Ask qualcuno ci siano tante domande, se ci sarà una seconda puntata sarò lieto di farla e niente, ci vediamo al palazzetto, go capo!